perché seppure fisicamente non eravamo presenti nel giorno della tua crocifissione, anche noi siamo colpevoli, insieme ai crocifissori, di averti fatto molto del male. Con i nostri peccati, con la nostra inimicizia, con tutte le opere nefande, schifose, innominabili della nostra carne feticcia, tu sei stato buono in verso noi e ti sei umiliato fino alla polvere perché un giorno tu potessi essere innalzato al di sopra di tutti i cieli, di tutti gli angeli, di tutti gli uomini. Sii con noi in questa sera, guida e conduci questo culto, presiedilo e ungilo, soprattutto attraverso la lode che noi vogliamo offrire a te per lo Spirito Santo e la tua santa e divina parola, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodate. Numero 400 della pagina 245. È andata avanti. Digli che gli si fa una telefonata. Grazie Gesù, grazie Gesù. Ti ringraziamo, Signore.
ti lode o le re. Ci vogliamo alzare. Vogliamo aprire le nostre Bibbie nella seconda epistola ai Tessalonicesi, nel capitolo 3. Leggeremo i primi cinque versi, capitolo 3, i primi cinque versi. Tuo figlio è qua. Dì alla sorella Pina di sedersi qua. Gloria al nome del Signore Gesù. Ripeto, seconda Tessalonicesi, capitolo 3, i primi cinque versi. Il Signore sia lodato. Nel rimanente, fratelli, pregate per noi
a ciò che la parola del Signore corra e sia glorificata come fra voi, e da ciò che noi siamo liberati dagli uomini bugiardi e malvagi ed insolenti, perché la fede non è di tutti. Or il Signore è fedele, il quale vi raffermerà e vi guarderà dal maligno. E noi ci confidiamo di voi nel Signore, che voi fate e farete le cose che noi vi ordiniamo. Or il Signore addirizzi i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente aspettazione di Cristo. Amen. Signore, ti ringraziamo per questa parola che tu hai voluto indicarci, perché è il tempo nel quale noi tutti vogliamo veramente, col tuo aiuto, raddrizzare le nostre ginocchia e le nostre mani fortificare, in modo che possiamo stare davanti a te con intierezza di cuore, e così lo Spirito tuo potrà veramente regnare in noi e governare la nostra vita come Egli vuole. A te per questo ci affidiamo, al tuo grande amore e alla guida sublime e preziosa del tuo Santo Spirito, nel nome di Gesù, il nostro Signore, benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. La parola del Signore anche questa sera ci esorta a pregare perché la parola di Dio possa essere diffusa, possa correre fra le nazioni e raggiungere gli estremi confini del mondo ed essere altresì glorificata fra quelli che crederanno di cuore al Signore Gesù. Ed è un'esortazione che viene rinnovata dallo Spirito di Dio nei confronti di quelli che invece hanno perduto persino il diritto alla vita eterna. Ma quelli che ancora rientrano in questo diritto, perché sono rimasti figli di Dio veraci, fedeli ed onesti, a questi viene rinnovata l'esortazione da parte di Dio per mezzo di labbra d'argille, ma unte dallo Spirito Santo di Dio. Perché in Dio ritroviamo sempre la forza ed il soccorso di cui ogni giorno sentiamo aver bisogno. Fratelli, vi prego di guardare avanti, fosse anche il vostro bambino, la vostra bambina, un angelo di Dio, dovete guardare avanti. Se piange ed ha bisogno, c'è spazio nella casa del Signore. Voi sapete che io sono geloso della parola di Dio al di sopra di tutte le teste. Ne convenite o meno, io sono d'accordo col Signore. So che molti perderanno persino il senso alle cose dello Spirito, ma quelli che l'acquisteranno e ne saranno da Dio arricchiti, questi avranno luce ed avranno pure sentimenti celesti, e Dio fornirà loro le ispirazioni necessarie perché contemplino la gloria di Dio e discernino pure il tempo nel quale stiamo vivendo, che è il tempo finale. Sapete che il mondo dorme, pur vedendo, pur sentendo, pur constatando
eppur essendo in mezzo alle tragedie, dorme. Perché dorme? Perché è stato stordito dal potere demoniaco di Satana. Come è riuscito a fare ciò? Perché Satana è riuscito a rendere il mondo incredulo verso Dio, ma credente verso Satana. Capite, fratelli, come ci è riuscito bene? Ecco perché dorme riguardo gli avvertimenti di Dio. Ma i figli che sono stati da Dio preparati a quella gloriosa preparazione celeste, questi sanno di dover tenere gli occhi aperti sopra le astuzie di Satana, e nessun potere demoniaco raggirerà la loro anima e li farà cadere nelle sue trappole, perché Dio li guarderà, li libererà e darà loro soccorso opportuno. Mi pare che vi ricordate che il Signore fra poco scatenerà la sua ira sopra tutta la terra, e la stessa natura si ribella da ogni parte, i mari, i fiumi, mi capite, gli uragani, le tempeste, gli alluvioni, i terremoti, i maremoti, ormai tutto si ribella contro agli uomini che hanno veramente perduto il senso della vita morale, spirituale e materiale. Oramai all'uomo interessa solo il piacere, come scritto nella seconda a Timoteo capitolo 3, e hanno dimenticato Dio e lo ignorano e continuano a ignorarlo, proprio colui che ha il potere, capite fratelli, ha il potere supremo e assoluto su tutto l'universo. Io darei gloria a Dio non così come lo fate voi, ma come lo fanno gli angeli che sono alla sua presenza. Più volte vi ho detto che anche questo Vesuvio, che sembra che dorme, fra poco tempo si risveglierà, fratelli. Ma non perché non sia già sveglio sotto il ventre terrestre. Si risveglierà per affacciarsi dalla sua finestra e dire: sono qua, e farà migliaia e migliaia di vittime in questa città e dintorni. Mi seguite, fratelli? Tutto si ribella contro l'uomo perché ha pestato il nome di Dio, la sua santità e le sue leggi e i suoi comandamenti. Ricordatevi che il giudizio comincia prima dalla casa di Dio. Gloria al nome del Signore. Ma i figli di Dio saranno al sicuro. Io non sapevo che la sorella Anna avesse fatto un certo sogno rivelatorio alcune notti fa. Me l'ha raccontato oggi, anche se io vi ho avvertiti più volte di questo grande spaventevole pericolo che è già in ordine ai pensieri di Dio. E proprio oggi leggevo in un articolo del giornale che tutti i vulcanologi del mondo hanno fatto una verifica attenta sul Vesuvio di Napoli e hanno visto già che la terra si sta piano piano muovendo da questo monte. Capite, fratelli? Dentro questo monte c'è un lago di fuoco che già è in fermentazione. Il resto ve lo racconterà la sorella Anna, ma è a conferma di quello che sempre vi ho detto, quando vi ho detto sempre qui dentro: noi siamo al sicuro, perché noi qui adoriamo il Signore
lo serviamo di cuore temendo il suo nome e non ci stiamo per apparenza o per piacere a qualcuno, ma ci stiamo per servire Dio e per piacergli di cuore. E l'articolo diceva che ciò potrebbe accadere da un momento all'altro. Non disse chi scriveva da un anno all'altro, ma da un momento all'altro, talché stanno studiando un progetto, un programma, come fare evacuare queste migliaia e migliaia di persone che stanno ai piedi del Vesuvio. Mi state ascoltando, fratello? Gloria al Signore. Così solo si vedrà chi appartiene a Dio e chi non appartiene a Dio. Voi continuate a dormire nello Spirito, ma Dio prenderà cura di quelli che vegliano cercando Dio in preghiera dalla mattina alla sera. Fin da quando si svegliano avranno amore di cercare la sua faccia, e lo faranno durante il giorno fino a sera, tutte le volte che Dio gli darà l'opportunità e il tempo di farlo, in modo che questi rimangano alla sua presenza e il Signore ne prenderà cura. Voi sapete che un vulcano, quando si sveglia dopo 100 e passa anni, diventa una bomba atomica. Stavolta la lava raggiungerà altezze che non si possono conoscere, nemmeno loro lo sanno, di chilometri e chilometri. Stavolta di qua, di questo lato verrà la lava, non verrà dell'altro lato. Torre del Greco, Castellammare, eccetera, di questo lato. Capite, fratelli? Dio ci avverte non solo attraverso la sua parola, ma ci avverte anche attraverso quelli che possono constatare attraverso la scienza e la conoscenza materiale le cose come stanno. E siamo solo al principio dei dolori. Tutto si è moltiplicato vertiginosamente durante i secoli. Tutto. Quando parliamo di terremoti, essi sono moltiplicati di numero e di intensità. Così quando parliamo di tempeste, di uragani, di alluvioni, mi seguite? Di maremoti, la stessa identica cosa. Questi sono i segni precursori della fine dei tempi e della venuta del Signore Gesù. Quando voi pensate troppo alle cose materiali e vi attaccate ad esse e ve ne fate degli idoli nei vostri cuori, Dio vi priverà per sempre di questi idoli. State attenti alla vostra anima, perché non la perdiate per sempre. Noi continuiamo a pregare che la parola di Dio venga annunziata oggi più che lo è stato nel passato. Dio usi mezzi e uomini come egli vuole. L'importante è raggiungere tutti gli abitanti del mondo perché vengano avvertiti in tempo, e quelli che vogliono trovare scampo lo troveranno solo nel nome del Signore Gesù. Non lo troveranno nelle loro divinità, non lo troveranno nelle loro deità, non lo troveranno nei loro idoli, no, non lo troveranno nelle loro chiese, nelle loro assemblee o congregazioni, non lo troveranno. Ma chi vorrà scampare, è scritto, e avverrà negli ultimi giorni, e solo chi, ma non per convenienza o comodità, state attenti, non perché siano in pericolo e sanno di poter morire da un momento all'altro, no,
non vi autoimbrogliate. No, ma parla di coloro che avranno amore di riguardare verso l'alto e nel loro cuore crederanno sinceramente che solo in Cristo c'è l'unica vera salvezza. Allora è scritto: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Benedetto sia il nome del Signore. Ecco perché dice il 55° capitolo del profeta Isaia: cercate il Signore mentre lo si può trovare, perché non è sempre e non sarà sempre che si potrà trovare. Molti nel futuro lo cercheranno, ma non lo troveranno, perché nel tempo nel quale essi avrebbero potuto cercarlo, non lo hanno fatto, anzi lo hanno rifiutato, lo hanno smentito, lo hanno discreditato ed hanno detto: non abbiamo bisogno di lui. Capite? Ma la parola di Dio dice: cercatelo mentre lo si può trovare e invocatelo mentre ancora vicino a voi. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo o la donna iniqua i suoi pensieri e convertasi al Signore, all'Iddio nostro, il quale è ancora disposto a perdonare tutti quelli che vogliono abbandonare il peccato sotto qualunque forma. E Dio continuerà ancora ad aver pietà di molti. Ringraziamo il Signore. Io lo ringrazio, fratello. Io lo lodo. Io benedico il suo nome. Gloria al Signore. Alleluia. Dio sia ringraziato. Dio sia ringraziato. Alleluia. Gloria a Dio. Gloria a Dio. La fine di ogni cosa avviene. Grazie a Dio. Alleluia. Perché la parola corra, si spanda e sia glorificata, dice l'Apostolo, come è stata glorificata in mezzo di voi. Veramente allora la Chiesa di Tessalonica si poteva vantare di questo grande onore ricevuto dall'alto. Un onore confermato da un grande apostolo di Dio. Egli assicura alla Chiesa di Tessalonica che la parola che essi hanno ricevuto dal principio fino a quel tempo nel quale egli scrive questa epistola, a loro la parola di Dio fu ed è stata glorificata. Quando la parola di Dio viene glorificata è perché viene onorata, è perché viene santificata, è perché viene obbedita. Mi capite, fratelli? Perché possiamo essere liberati dagli uomini malvagi, dagli uomini insolenti, a tutti coloro che non cercano altro che il male del prossimo, che ad ogni costo vorrebbero raggiungere l'obiettivo che si sono proposti, quello di danneggiare, di far del male a tutti i costi al proprio prossimo, e si usano
di qualunque elemento o mezzo o capro espiatorio per annientare, per distruggere, per ammazzare, per vilipendere il prossimo. E stiamo parlando di quel prossimo fedele a Dio, soprattutto fedele a Dio. Gloria al nome del Signore. È vero che l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio, perché a quest'ora Dio l'avesse dovuto distruggere tutto indistintamente, lasciandone solo una piccola, piccolissima parte. Ma è anche vero che la giustizia di Dio avrà luogo nel tempo nel quale la gran parte non si aspetta. Mi state seguendo, sorelle? Proprio quando non si aspetta, la giustizia di Dio li falcerà, li metterà al vaglio e sotto il dominio di colui al quale dovranno rendere conto e ragione di ogni opera malvagia che si hanno compiuta contro i fedeli, contro quelli che onestamente, piamente e santamente hanno servito Dio. È vero che i martiri dovranno ringraziare Dio, glorificare l'Onnipotente e gloriarsi della loro morte per cagione del nome del Signore Gesù Cristo. Ma non pensate che quelli che l'hanno ucciso, se non sono scritti nel libro della vita, scamperanno dal giudizio di Dio. Capite, fratelli? Vediamo nella storia dei martiri fino ad oggi che tutti quelli che hanno eseguiti migliaia di migliaia di migliaia di delitti e ordinati agli esecutori non scamperanno dal giusto giudizio di Dio. Pensate che Nerone scamperà dal giudizio di Dio? Così con lui tutti gli imperatori che sono stati nemici spietati degli inermi, degli indifesi, dei deboli, degli sprovveduti, ma che credevano in Cristo e lo amavano pazzamente, al punto di essere pronti a dare la loro e la propria vita. Non scamperanno, tranne quelli che si convertirono a Cristo, si umiliarono e chiesero perdono a Dio dei loro delitti commessi. Il resto li aspetta non solo l'inferno, ma il lago di fuoco e di zolfo, dove saranno gettati la bestia, il falso profeta e il grande dragone antico, o il serpente antico, il diavolo. Capite, fratelli? Quando la parola di Dio dice lago, non è il laghetto Maggiore. No, non è il lago Maggiore. Fratelli, è un immenso, immenso, immenso lago di fuoco e di zolfo, ma nel senso materiale della parola. Non pensate che sia una scrittura solo figurativa. No, in senso reale, materiale, ciò accadrà. Quale sarà la fine
di quelle che state dormendo nello spirito e non ve ne preoccupate. Pensate che i vostri giorni saranno uguali. Non è così. State attenti, io vi avverto per il vostro bene, perché non voglio che nessuno di voi perisca per non avere dato ascolto alla parola di Dio. Perché se Dio non vi avesse amato, non mi avesse mandato in questa città, mi avesse lasciato lì dove godevo ogni sorta di soddisfazione celestiale in Cristo Gesù, e godevo non per vanto carnale, ma godevo di un grande onore da parte di tutte le chiese, compreso di quella madre. Ma qui, a parte quelli che Dio conosce, abbiamo subito sofferenze di tutti i generi, da sprofondarci nei fondali della tristezza, dell'angoscia, del dispiacere, ma siamo qui onorando il Signore e la Sua parola, la quale ci è stata affidata. Mi ascoltate, fratelli? Gloria al nome del Signore Gesù. Dio sia ringraziato questa sera. Lo ringraziamo di cuore. Parte di questa persecuzione, a parte le sofferenze, le tribolazioni, i dispiaceri, i dolori, i travagli, le lacrime, le sofferenze fisiche e materiali, una piccola parte di queste sofferenze l'abbiamo subita, siamo stati portati davanti a diversi tribunali, accusati di cose ingiuste che non hanno né piede né testa, ma per amore della testimonianza li stiamo soffrendo, perché ancora non è finita, non è finita, non è finita. Ma speriamo proprio che il Signore la faccia finire questa parte, perché già questo mese c'è l'altra udienza. Non sappiamo quando sarà l'altra ancora penale. Non è finita, dopo 5 anni ad oggi, fratello, 6 circa. Ma vi ho detto che quelli che sono perseguitati per amor del suo nome sono tenuti a rallegrarsi nel Signore. Quando dico nel Signore significa che nella carne sono afflitti, tribolati, capite fratelli? Ma nel Signore noi ci siamo sempre saputo rallegrare. Ci siamo sempre saputo rallegrare. Gloria a Dio. Grazie al Signore Gesù. A ciò che siamo liberati, quindi vi chiedo di continuare a pregare perché Dio ci liberi dai malvagi e dagli insolenti che ad ogni costo vogliono raggiungere il loro obiettivo e vederci annientati, atterrati. Capite, fratelli? Per farne di noi che cosa? Un oggetto di vergogna e di disonore? Ma, fratelli, ho sempre creduto che come la prima parola, così l'ultima appartiene al Signore, perché Lui è il principio ed è la fine. Voi che ne sapete di certe cose, fratelli, molti li guardano col binocolo al contrario, altri fanno gli osservatori, gli altri compiatiscono in un certo modo,
E alcuni cercano, si sforzano di immedesimarsi, forse il 10% di ciò che certi uomini e donne sulla terra soffrono per Gesù Cristo. Ma siamo qui, fratelli, perché qui l'Apostolo dice: la fede non è di tutti. Perché dice questo? Perché l'abbiamo sempre udito. Perché la fede è un dono di Dio, fratelli. Non è un dono degli uomini, ma è un dono di Dio. E dove egli ha posto questo dono? Egli ha posto pure la ferma confidenza, che come abbiamo letto in Filippesi capitolo 1, che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a termine fino al giorno che il Signore tornerà. Grazie a Dio. Or il Signore è fedele, il quale vi raffermerà. Questa è certezza di fede, è un'attestazione fatta dall'Apostolo senza ombra di dubbi, e lo dice a indirizzo della Chiesa di Tessalonica, parlando ad ogni vero membro del corpo di Cristo. Egli dice questo: siccome il Signore è fedele, con l'accento, egli stesso che è fedele vi raffermerà. Egli ha fermati i vostri passi in lui? Ha fermati i vostri passi in lui. Li affermate per dire: questo è il punto di riferimento, questo è il piano sul quale tu devi sostare ed attendere, questa è la terraferma sulla quale tu devi rimanere. E affermati i tuoi passi, affermato il tuo cuore, affermati i tuoi pensieri, affermato la tua vita in Lui. Ora questa fermezza, lo Spirito del Signore la vuole riconfermare nel cuore dei Suoi figli, per dire loro: voi siete stati affermati in questa piena confidenza in Cristo, e ora vi assicuro che sarete altresì riconfermati e raffermati in Lui. Gloria al Signore! Egli stesso vi affrancherà, vi libererà e vi guarderà dal maligno. Vi guarderà dal maligno. Tu vedi che il maligno ti gira attorno, non te ne accorgi ancora, ma lo vedrai presto con i tuoi occhi, quando sentirai gli spiriti maligni correrti addosso in forma di topi neri. Vi dico queste cose perché lo Spirito Santo me li mostra, fratelli. Quando il Signore ha parlato di serpenti e scorpioni, parlava di animali immondi, perché gli spiriti che non sono di Dio non sono puri, ma sono impuri, e ciò significa immondi. Gloria al Signore! E Dio lo permetterà perché tu riconosca lo stato in cui ti trovi,
è la fossa nella quale tu sei caduta, perché ti riprendi in tempo e ritorni prestamente al Signore prima che sia troppo tardi. Dio sia ringraziato. Gloria al Signore. Grazie a Dio. E vi guarderà dal maligno. Ora l'apostolo conclude dicendo, avendo fiducia e stima nei confronti di questa chiesa da Dio fondata ed edificata attraverso il ministero apostolico, disse Paolo questo: noi ci confidiamo di voi, che voi fate e farete tutto quello che noi vi ordiniamo nel Signore. Gloria al Signore. Dio sia ringraziato. Alleluia. Ora sento l'unzione dello Spirito Santo. Sento l'unzione dello Spirito Santo. Cominciate a dare gloria a Dio. Alleluia. Quelli che sono di Dio si risveglieranno, saranno resuscitati e torneranno a pentirsi, a piangere, a sottomettersi a Dio, e questi saranno i segnati di Dio, i quali saranno risparmiati in ogni tempo. Date gloria al Signore, date gloria al Signore, fratelli dormienti, date gloria a Dio, benedite il suo nome, cacciate Satana dai vostri pensieri, dalle vostre case, cacciatelo fuori dai vostri corpi, che cerca di insozzare, che cerca di sporcare, che cerca di contaminare. Date gloria al Signore, date gloria al Signore, date gloria al Signore, date gloria al Signore, benedite il suo nome. Scampate, scampate dalle cose a venire. Alleluia. Il tempo si oscura sempre più. Siamo nei pressi della notte fonda. Siamo nei pressi della notte fonda. Scampate dalle cose che si stanno maturando per il giorno del giudizio, chiamato forno ardente acceso. Date gloria al Signore. Oh, presenza ne davocate le vocola bene talavore casa che baracolo bene spere dall'uomo speaking one sign. Do you tell about the canaman show? I receive Father, reckon a stank and I. Date gloria al Signore. Tenetevi vicino al Signore, perché egli è l'ancora della salvezza e il riparo di quelli che temono il suo nome. È lo scampo delle anime che si rifugiano in lui, è la roccia dei secoli, la quale non potrà essere giammai smossa. Date gloria a Dio, benedite il suo nome, state con gli occhi chiusi e lodate il Signore. Gloria al Signore Gesù, gloria al Signore Gesù, date gloria a Dio. Date gloria a Dio, date gloria a Dio, raffermate i vostri passi, i vostri cuori in colui che è l'amato. Oh, alleluia, tieni ancora
questo faro acceso per la salvezza di coloro che ricorreranno a Dio e invocheranno il suo nome, perché egli è il capo stipite della sua chiesa, è il capo supremo del suo popolo. Jesus Christ, lascia i tuoi pensieri iniqui, lascia i tuoi pensieri iniqui, i tuoi desideri carnali, effimeri, mondani, vanitosi, abbandonali. Oh shalom, presence in him, the glory to God. Lodate il Signore, benedite il suo nome. Oh alleluia, la lussuria si diffonde, i peccati contro natura, l'omosessualità ha invaso tutti i confini del mondo, i giudizi di Dio sono prossimi sopra la faccia della terra. La Chiesa a breve tempo di testimoniare di colui che ritorna, è lo Spirito Santo che lo attesta, è lo Spirito della verità. Jesus Christ, glorificate il Signore, fate sentire il grido dei vostri cuori al Signore, fate sentire il grido delle vostre anime al Signore, fate sentire che siete sinceri con Lui, non ingannate voi stessi, perché Dio non si può ingannare, l'uomo raccoglierà di ciò che avrà seminato, operato, compiuto nel suo corpo mortale. Lodate il Signore, guardatevi dallo spirito di leggerezza, perché quello vi ucciderà, odiatelo a morte nei vostri cuori, perché Dio ha una famiglia grave, cioè seria, che prende in parola la parola di Dio e se ne rende responsabile. Dura. Shalababara karabara saraga. Arakana bana sharagara baraka. Sholoborokuna bana sagara baraka. Never call on the sebelevene Jesus Christ. To you believe in the Spirit of Son. Gloria al Signore Gesù. Ora voglio vedere lo Spirito Santo che scende su di voi in quelli che lo state aspettando, che scende su di voi con la sua potenza irresistibile. Se ti senti di alzare, alzati e dai luogo allo Spirito Santo, fatti inondare della sua potenza, della sua forza rinnovatrice, rinfrancatrice, che rafferma.
afferma. Dalla barakena spere, da wakalano sblabari hizze, spere te santo di avore, te wakana mana sveganais, dalla barakena spere dan laban again, sparen da laban again, da laban Jesus Christ with you, for another be, lodate il Signore, lodate il Signore, date luogo a Gesù, date luogo a Gesù, date luogo a Gesù, loda il Signore, Signore, ai chi mai cai, chi mai cai, mai cai, opera Signore, continua il suggello, il segno, il segno che ha partito Dio. Kimaka, praise the second Korobana Saganaba, a Toto Komate Kedara Kadalas, a Sheketoro Komana. I can't come, can I? That too, the fight again. Let blast again, the greeter. Sheplu, says Kai, says Christ again. Father, never like an ass. Sheplu, prick, tell about again. Lo Spirito Santo, Lo Spirito Santo, Lo Spirito Santo. Thank you, far to you. Black tie, supply. See, Sabare. Jesus Christ, with you. Fruit time in the hair. Fruit time in the hair. For I may pray, the Lord cannot pray, the Lord cannot pray, the Lord cannot pray, the Lord seeketh to the banasi, shakle to roka la banashu, shakle to roko la banasi, kapara cannot speak della can, sento l'unzione dello Spirito Santo, date luogo allo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non trova gli ostacoli in voi, libera le Signore da questi ostacoli, perché tu vuoi operare. Tu vuoi operare! Oh, se beneba! Le paratole di canabana, canabana, c'è canabana, canabana! C'è la caratella, sarà canabana! Se c'è canabana, Gesù! Spiri, siri, tu io provo in pra papa ta canabana, c'è canabana! Sapa di canabana! Sapa la canabana, sei! Clap it to the funny holy! Lose again! Lose again! Lose again, lose again, lodate il Signore, benedite il suo nome, alleluia, 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 gloria a Dio,
Gloria a te, gloria a te, gloria a te, gloria a te, alleluia, 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 presence, presence, thank you, I love you Jesus, preparaci i cuori, preparaci i vasi da riempire, disponi il desiderio e la fede sincera. Oh, ah, la 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 la. Presence on Amaragana Celebere. Padas Gutter Rukuvane, Jesus Gra. The Patito Tekindo La Barroquina. Speak the Raka de Dazone. Grazie, Signore Gesù. I keep my car, I keep my car, keep my car, keep my car. Oh, lo Spirito Santo, I keep my car, I keep my car, keep my car, I keep my car, keep my car, I keep my car, keep my car. Oh, la sua santità, la sua santità. I keep my car, I keep my car, I keep my car, I keep my car. Otoko toko maka maka, oko toko maka maka, oko toko maka maka, otoko moko maka. La sua potenza, la sua potenza è qui, la sua potenza è qui, la sua potenza è qui, la sua potenza è qui. Glorificate il suo nome, glorificate il suo nome, glorificate il suo nome. Si scaturrò, si scaturisce acqua di vita, acqua di vita. Da questa fonte di vita, la sua acqua scorre ancora. Lord Sanker, praise the name, glorified to you, speak into canto la panaginera, shakle pora desu, aspirant and ken, Jesus Christ to you, believer, crescente, stai con gli occhi chiusi, se spaccanto rocco mana shukoba. Lezion che tre ceclida, er classe camanestaria tu, presenza cade d'amore, lo spirito della liberazione. Se ho po' sogno di Gesù, fu de zega, padre Cristo de ru, ma cantente in candelare, sciacle peronto non mensa, lo zuccio che tru, sixe, 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 alla capasciacca torroco babà. Lo Spirito Santo trovi libertà nei cuori e agisca immantinente, immantinente, agisca immantinente, agisca immantinente. Ma chi, tac, 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 se le verri, tata, lascia la lingua allo Spirito Santo, lasciati libera, lascia che lo Spirito prende il controllo di ognuno di voi, di voi. Non temere, sii coraggiosa, non temere, lascia lo spirito. Susan, Fortix, Patria Sleve, Tekutu, Patibala Menestor, Patila Menekan, Supplicien, Frutile Menespirite, lascia lo spirito come egli vuole esprimersi, è lo spirito, è scritto, è lo spirito che deve ragionare attraverso di noi misteri, misteri di Dio, alleluia. I keep my car, keep my car, keep my car. Akata kata kama kama kana mana kama naka. Eve sesata korobana shekeraba. Lodate il Signore Gesù. 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 Voi tutti,
Gloria al Signore, che siete alla sua presenza. Lodate il suo santo nome. Gloria al Signore. E un giorno tutti gli abitanti della terra lo loderanno. Lo loderanno. Very separai. Spirito Santo. Date gloria al Signore. Benedite il suo nome. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. E chi mai cai? E questo è che tu la camanaca. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Alzatevi e lasciate lo Spirito Santo scorrere in voi ed agire come egli vuole. E chi mai cai? Chi mai cai? Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. Ricevete l'unzione. E chi mai cai? E chi mai cai? Urla che sta cato. E chi mai cai? O cosa che tu rocco ma Jesus, Jesus, Jesus. Oh, ricevete, ricevete l'unzione, ricevete l'unzione. Alleluia. Sì, sì, continua, sorella Cina, continua. Shababara, shakaraka, a chi mai cai, a chi mai cai, a chi mai cai. Oh, so, tu sei macchina, a chi mai cai. Desa, dai gloria, Signore, dai gloria, Signore, a chi mai cai. Oh, egli ti dà forza, non temere. Nel corpo e nello spirito. Dai gloria, Signore. Ai chi mai cai. Oh, grazie, Signore. Grazie, grazie. Perché scritto, egli dà forza allo stanco. Sì, sì, sì. Sì, sì. Gesù è il Signore. Ai chi mai cai. Ai chi mai cai. Supera l'ostacolo e ti mostra la tua fede in Gesù. Oh, ai chi mai cai? Sì, sì, hello, hello, ai chi, ai chi, ai chi, ai chi, grazie, grazie che tu la fortifichi, grazie, grazie, Gesù ti fortifica. Sì, non dire più che sei sfinita e stanca. Dai gloria, Signore. Diamo gloria al Signore, date gloria a Dio, date gloria a Dio. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e stanchi, io vi darò riposo alle anime vostre. Prendete su di voi il mio giogo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Oh, date gloria, Signore, date gloria, mutate la vostra posizione davanti al Signore e non vi presentate come se foste dei deliritti senza speranza. Gloria a Dio, la morte è su di te. E presto ti coglierà se non avrai a cuore di tornare al Signore. È l'ultimo avvertimento che Dio ti dà. Jesus, 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 Jesus.
Jesus, 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 Jesus. Praise unto thee, praise unto thee, praise unto thee. Glory to God again. Spoken to your believer, spoken to your believer. Back on the words and can. Shook to God again. Jesus Christ. Jesus Christ. Praise unto thee. 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 Lord our Savior. Lord our Savior. Lord our Jesus. Lord our Jesus con gli occhi chiusi. Lord our Savior. Cercate il Signor. Cercate il Signor. Cercate il Signor. Liberi. Liberi. Da pensi di schiavitù. Di servitù. Liberi. 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 Liberi in Gesù. Liberi in Gesù. So, 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 so. So. Il Signore lancia. Il Signore lancia. Lo SOS. Perché il popolo sia avvertito. Oh. Jesus name. Jesus name. Glory to you, Baban again, Baneza. Cancer across the days. Marques Tom. Sean. And the relative is below. The races are gone. Jesus Christ. Jesus Christ, santa limpidezza, limpidezza, limpidezza. They were taxi, war grass, shaktamani here. Now God è un nuovo respiro del cuore. Un nuovo respiro. Sì, sì. Senti, hai l'unzione sopra di te. L'unzione. Un nuovo respiro del cuore. Soffocato dai pesi, dalle preoccupazioni. Dai pensieri di travaglio. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ah. I love you, Jesus Christ. Lodate il nome del Signore. Perdete subito corda. Lodate il Signore Gesù. Alleluia. Somebody praises again. Love of God, love of God, love of God. Love of God, love of God, love of God. Love of God, love of God, love of God. Love of God, love of God, love of God. Love of God, love of God, love of God. Seritis, Makedi, Karabana, Sherekorabanes, La, fonte di gioia, fonte di gioia, fonte di gioia, fonte di gioia, fonte di gioia. I keep my guy, 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 I keep my guy. Recipe. I keep my car here. Doesn't matter to you that I've broken a bar. Papa, broken a bar, see? Glory to God, Jesus Christ.
Glory to God, Jesus Christ. I keep my car. Lodate il Signore, lodate il Signore, la sua santità, la sua santità, la sua santità, la sua santità, è santità, è santità. Loda il Signore, alleluia, 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 gloria al Signore, gloria al Signore, gottito mexicta macchina, cecta rimas, pecti masco, arruzio, e per innocente gloria, e che tanto che ne vanno a scicchi, proprio senza della banachea, ai chi mai cai, chi mai cai, ai chi mai cai, chi mai cai. Lode il Signore, è meraviglioso Gesù, è meraviglioso Gesù, è meraviglioso Gesù, è meraviglioso Gesù, e Gesù è meraviglioso, è meraviglioso, è meraviglioso. Ai chi manca, ai chi sento, sento, sento pasto, petton se chitarrate, e campate con nosso, e campate le vecchie, batti in gioia, gioia, gioia. Ah, ah, ah. Rapa ba 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 ba. Loda il Signore Gesù, è meraviglioso lodare il Signore, è meraviglioso lodare il Signore, è meraviglioso lodare il Signore. Grazie, grazie. Sì, 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 sì. Ai che maca, che maca, che maca, che maca. Ai che maca, che maca. La santità, la santità vi rende liberi, liberi, liberi dai pesi della morte, dell'inganno, della seduzione, del peccato. Vi rende liberi, 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 liberi. Lodate il Signore. Aki, 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 aki. Asi smaka tuke take, asi keto kake. Aki maketa katake, aki maketake. Ai chi macata che, a cotoroco ma sa che torraca, a sciacato lo corroco, ma casaca taca maca. This is cask. Toglie, Signore, questi pensieri molto spesso di preoccupazione e di indugio in fondo al suo cuore. Liberalo, Signore, dagli pensieri di pace. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, pensieri di pace. Gloria al Signore, a chi manca, a chi manca. La potenza di Dio, la potenza di Dio, la potenza di Dio, la potenza di Dio, la potenza di Dio. I came my kai, I came my kai. Oh, la potenza di Dio. Sento l'unzione straordinaria di Dio. Sento l'unzione straordinaria di Dio. Lodate il Signore. Non fate gli osservatori, gli spettatori, fate i collaboratori dell'opera di Dio. La 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 caramana 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 caramana. Jesus Christ. Hallelujah. 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 Lode al Signore. Lode al Signore. Fate un forte applauso al Signore Gesù. Di lode, di lode. Un applauso di lode. Un applauso di lode al Signore Gesù. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù. To you believe a name. To endure supplice. Shall approach. Thank you. Take the whole for us. Very touch place. Master. My Jesus song. His name and soul. Uses no. In Jesus' name. Hallelujah. Grazie, Signore. Alleluia. Amen. Ci alziamo, prepariamo la nostra offerta di amore per l'opera di Dio, mentre canteremo il cuor mio è solo per il Signore. Alleluia, grazie. Gloria a Dio. Gesù! Grazie Gesù, 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 gr
delle tue consolazioni. Donagli la via d'uscita, quale via di speranza ti scampi. Te lo chiedo per grazia, mentre tu la fortifichi, la raffermi e la rendi irrepetibile e santa. Ti ringraziamo per lei e la casa sua. Nel nome di Gesù, vieni lontano l'astuto tentatore dall'anima sua e consigliala, incoraggiala ed ammaestrala e apri gli occhi tuoi sopra di lei. Nel nome di Gesù, l'Onnipotente, Dio e Signore, benedetto in eterno. Degli eserciti possa intervenire sovranamente perché tu abbia a francare e a redigere nuovo edificio di pace, di comunione e di reintegrazione, perché tu possa manifestare la tua benignità e il tuo beneplacito, il sangue di Gesù sopra la sua vita, dal capo alla pianta dei piedi, perché il maligno non trovi luogo nella sua vita, ma nuovamente lo Spirito tuo Santo, il Re nel nome di Gesù. Componente, perché tu abbia a liberarli e a santificarli e il tuo timore a ristabilirli nel nome di Gesù. Presentiamo questa creatura bisognosa di liberazione e di guarigione, del tuo perdono
e della tua pietà, concedigli la liberazione, la guarigione e il perdono di tutti i suoi peccati, e intervieni compiendo in lei la tua volontà, nel nome di Gesù. Diamo gloria al Signore Gesù. Prima di alzare le nostre mani e ringraziare Dio, vi ricordo che domani abbiamo la preghiera qui nella casa del Signore alle 14:30. Domani sera vi sarà l'incontro della corale, ma anche la preghiera serale. Vi ricordo a tutti, non mancate dalla casa di Dio, perché c'è una benedizione preparata per quelli che verranno nella casa di Dio per ricevere un nuovo tocco della sua potente mano. Si chiede alle mamme di tenere i propri figli vicino a sé. Non li lasciate là dietro come se fossero le vecchiette di 100 anni che hanno bisogno di ritirarsi negli ultimi posti. Dovete tenere i vostri figli vicino a voi, perché là dietro non fanno altro che chiacchierare, chiacchierare, chiacchierare. Rendetevi responsabili dei vostri figli ed ammoniteli. Preghiamo per la bambina, la piccola Sara Morlando, per il signor Caccamo Antonio, per il fratello Giovanni Marrone, che si trova ricoverato in ospedale al Monaldi, seconda facoltà di medicina, reparto prenologico, seconda stanza. Prima i diaconi sono in dovere di far visita al fratello Giovanni, e poi tutti i fratelli che hanno in cuore di andarlo a trovare, a confortarlo con la preghiera e con la parola di Dio, perché quest'anima non sappiamo quanti giorni ancora starà sulla terra, ma che Dio in ogni caso la prepari per il suo regno, se non ha pensato di operare diversamente. Così alziamo le nostre mani davanti al Signore e ringraziamolo, fratelli. Signore, ti ringraziamo che ancora questa sera ci hai mostrato la tua pietà. Continua ad averla verso quelli che avranno a cuore di tornare a Dio, perché il peccato non trionfi su loro, perché il peccato non li domini, perché il peccato non li renda schiavi, perché il peccato non li separi eternamente da te. Li accompagni tu e li guardi, li proteggi e li copri col tuo sangue prezioso. Abbiamo udita la tua parola, ma anche gli avvertimenti presenti e futuri. Preparaci, Signore, per gli ultimi eventi della storia della Chiesa, ma soprattutto preparaci per il tuo imminente ritorno. Benedici il giorno di domani con la preghiera di giorno, con l'incontro della corale la sera, la preghiera, così il culto di giovedì sera, la preghiera di venerdì, il giorno di sabato nella città di Castello, con l'uomo di Dio e i fratelli che verranno da Palermo. Prepara il culto di domenica mattina, che sia veramente uno specialissimo per ognuno di noi. Resta con noi ed accompagnaci, nel nome di Gesù ti ringraziamo. Benedetto in eterno. Amen. Vi saluto da qui, fratelli. Vi abbraccio nel Signore. Andate in pace, non intrattenetevi a discutere. Portate con voi il Signore e la sua parola
e siatene gelosi.